Buongiorno, videopillola. Stavo parlando con qualcuno e mi è venuto in mente di andare a cercare nel vocabolario di ebraico come si dice angoscia in virtù del ragionamento che si stava sostenendo in quel momento. E sono andato a vedere, insomma, lo Strong lo porta come il numero 6862, si dice Tsar, Tsar, ovvero Tsade Resh. Il significato di angoscia, partendo dall'ebraico, significa, fra cui, nemico, angustia, qualcosa di stretto, qualcosa che stringe, qualcosa che ti si oppone, contristare, tribolare, qualcosa che ti è nemico. Interessante notare, quando noi andiamo in Matteo, Luca, Giovanni, quando il Signore Gesù sta nel Getsemane, lui prova questo sentimento perché viene attaccato. Insomma, c'è tutta una situazione, già ne abbiamo parlato, e vengono utilizzati più termini nel greco, tra cui agonia, che ha a che vedere appunto con l'essere contristato e quant'altro. Insomma, stavo riflettendo su questo, come tutti noi, figli di Dio, veniamo attaccati costantemente da noi stessi, dalle nostre debolezze, dal nemico, dagli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E uno degli insegnamenti, perché nessuno è esente, che la scrittura ci dà, è che quando vengono questi momenti, questi bersagli, è scritto che il nemico lancia dardi infuocati, noi dobbiamo combattere. Non dobbiamo restare inermi. Il Signore molte volte permette, per mille motivi, tra cui per insegnare a combattere, ad avere fede in Lui. L'arma principale, le armi principali sono fede e orazione. Nei momenti in cui più veniamo attaccati, sono i momenti in cui più dobbiamo esercitare la fede, piegare le nostre ginocchia, combattere. Alle volte il Signore è come se ci lasciasse la mano per farci camminare da soli, perché sa che senza di Lui inciamperemo e cadremo. Dio lo permette per mille motivi, fra cui appunto quelli già elencati. Imparare a crescere, a rafforzare la nostra fede e come dice la Scrittura, essendo consolati, impariamo a consolare anche gli altri. Certamente l'angoscia non piace a nessuno e noi non abbiamo angoscia, preciso, il cristiano non ha angoscia, il cristiano viene liberato dall'angoscia nel momento della nuova nascita, però quando nasci di nuovo, strada facendo, trovi un altro tipo di angoscia, che non è l'angoscia che provavamo quando vivevamo nel peccato, no, no, quella è molto diversa. Quella è micidiale, io stavo morendo. Ma è un altro tipo di angoscia. Non è l'angoscia causata dal peccato, perché oggi non viviamo più il peccato, viviamo la santità, la santificazione. Quindi è un altro tipo di angoscia. Ma pur sempre tsar è, pur sempre angoscia è. Malattie, problemi, perdite dei cari figli, genitori, mille altri problemi causano pesi, appunto angoscia, tsar. E dobbiamo imparare, e lo dico a me per primo, a combattere. Perché nel combattimento esce la fede. Si vede se hai fede. Non è semplice,
ma una volta superato il momento, come dire, avremo imparato qualche cosa e saremo più forti per la prossima prova. Gesù sta per aprire la sua chiesa. Dio ti benedica. Con voi come sempre Alessio Evangelisti. Shalom.